Welcome amici, ben ritrovati, ciao a tutti, ciao Laura. Hola a todos y todo, welcome, my friend. Welcome amici, ben ritrovati, ciao a tutti e spero che oggi siete in tanti a vederci, ad ascoltarci. Oggi ritorniamo, fra l'altro, nelle Filippine, Laura. Nelle Filippine andiamo a ripresentare quella cantante che ti ricordi, quella cantante bella che cantava in quella stazione radiofonica. Come si chiama, ti ricordi? Certo, Morisette Amon, no? Amon Morisette, esattamente, ma che fra l'altro oggi va a duettare con un altro artista. Ah, vero? Calhoun Scott. Wow! Con una cover che andiamo ad ascoltare che si intitola You Are Reason. You Are the Reason, bellissima canzone che sicuramente interpretata da due professionisti che non conosciamo lui, conosciamo lei però, sì. Quindi se lei ha fatto questo duetto significa sicuramente che sarà un angelo come lei. Quindi siete pronti ad ascoltarla? Tutti. Tutti, tutti, tutti. E noi pure. E quindi andiamo ad ascoltare Amon. Wow, che canzone fatta bene, quanto sono carini insieme, mamma mia, veramente piacevoli ascoltarli, dolci, molto bella, canzone di sicuro una canzone fatta bene, cioè studiata, e non so da quanto tempo cantano loro insieme, ma insomma hanno una grande sintonia, cioè l'ho sentiti veramente
Ho visto una bella simbiosi e poi due cantanti con due voci così che si uniscono, insomma, può essere soltanto uno spettacolo per noi che ascoltiamo tutto questo. Laura. Sì, mi è piaciuto tanto, lui è stato bravissimo, no? Questa emozione che mi ha fatto sentire dall'inizio e non riuscivo già a fermarmi di piangere. E lei, Morissette, che è bravissima, è una dea, come dico io sempre, è bravissima, quindi la coppia è stata fantastica. Fantastico. Hanno cantato benissimo insieme, cioè, c'è poco da dire quanto più emozionarsi, capisci? Cioè, quando noi andiamo a analizzare determinate canzoni è più, diciamo, più facile emozionarsi e quindi lasciarsi andare che andare a dire com'è andata, perché realmente è andata perfettamente, cioè, nel senso, parliamo di a livelli molto alti di musica, perché quando un artista, come ha fatto con Laura, un artista del genere, comincia a cantare così e ti provoca emozioni forti, quindi ti fa emozionare, ti fa piangere, non succede, cioè, succede con quegli artisti che hanno quei doni particolari che riescono a entrare dentro il cuore e plasmarlo, cioè, nel senso, riuscire a entrare facilmente, perché noi è la prima volta che l'ascoltiamo, quindi noi reazionisti, soprattutto, immagina Laura, quando andiamo ad ascoltare determinate canzoni, noi che siamo abituati anche ad ascoltarli, però è così facile che entrano dentro, sì, e ti commuovono. E ti insomma, capisci che è un artista importante. Sì. E noi, quando sono così, artisti così importanti, li mettiamo dentro la nostra scatoletta. Abbiamo una piccola scatola dove conteniamo tutti gli artisti più che a noi piacciono di più. Lei è una di queste, che l'abbiamo messa un pochino da parte, l'abbiamo fatta riposare così, insomma. Poteva cantare così bene adesso perché non l'abbiamo reazionata, appunto perché non volevamo farla sforzare molto la voce. Sì. Però oggi che l'abbiamo reazionata qui per voi, insomma, quanto è stata brava. Bravissima. Brava, brava, brava. Amici miei, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di attivare la campanella, così da... Fai ridere. Così, attivare la campanella, così da essere sempre presenti nelle nostre reazioni. Nei commenti potete anche scrivere quale altra canzone preferite, magari, che noi andiamo a reazionare, e soprattutto domanda: con lui hanno fatto altre canzoni insieme? Chi lo sa? Scrivetelo nei commenti. A presto, alla prossima, un abbraccio. Ciao a tutti. Ciao.